Quindi prepariamoci all'arrivo del nostro corteo. Guardavalle, ore 18 in diretta su Telemia, a parte questa 17esima edizione del Palio del Ciuccio, città delle 12 torri, che ritorna nuovamente anche quest'anno e ritorna nella sua consueta data, il primo weekend di settembre. Lo scorso anno lo ricordiamo, sfasato di una ventina di giorni, quindi nel mese di ottobre, ma ritorna per prolungare anche la stagione estiva con le tantissime presenze già da oggi pomeriggio che stanno per attendere l'apertura già iniziata, al suono del sul fuoco degli archibugieri ha dato il via al corteo che è partito dal museo di Pietra Cotta, un'iniziativa, lo ricordiamo, patrocinata dalla regione Calabria, dal Parco Regionale delle Serre, Comune di Guardavalle, dal GAR delle Serre e Terre Locridee, ma da altre istituzioni, è voluto fortemente ormai da tantissimi anni dai fratelli Guido. Ci troviamo infatti all'agriturismo Fassi e ci troviamo proprio in questa arena che da sempre ospita questo lungo programma, un programma già iniziato dal primo di settembre con un incontro, una tavola rotonda sulle prospettive future, quello che sarà il nostro futuro anche in vista della sostenibilità. Ma anche ieri il 2 che si è data l'apertura ufficiale poi a questa 17esima edizione con una importantissima, dico io, novità musicale con i bottari che hanno animato per oltre 2 ore di concerto i tantissimi presenti agli stand appositamente allestiti in questi 2 giorni. Quindi siamo in diretta, coloro che fossero ancora in dubbio su cosa fare questo pomeriggio di inizio settembre, venire all'agriturismo Fassi a Guardavalle per un lungo pomeriggio di divertimento con i tantissimi giochi. Tanti sono poi i giochi, quelli tradizionali che animeranno questo pomeriggio, e poi l'apice sarà appunto la gara dei ciucci, dei vari rioni, e qualche novità che sicuramente il direttore artistico Francesco Sorgiovanni ha ideato per questa 17esima edizione. Il corteo, ecco, lo stiamo vedendo, è partito dal museo e sta giungendo proprio in questa arena per poi iniziare il primo degli spettacoli, quindi trombonieri, ricordiamo qualcuno degli animatori che sono giunti da tutta Italia, trombonieri di Santa Maria del Rovo, tantissimi figuranti, i musici di Guardavalle e poi le squadre che si avviano anche loro in questo lungo percorso. Ancora il teatrino di PAC, il teatrino appunto dei Burattini che in questi 2 giorni ha realizzato anche una scuola di formazione per i più piccoli e li ha tanti divertiti, e poi la compagnia Magma dei Trampoli e i musici, e poi non potevano mancare anche l'anima del Palio, che è quello anche dei serpenti, ecco, anche i nostri giullari, o meglio i maestri di campo, stanno per dar l'avvio ufficiale a questa manifestazione. Però ascoltiamo il direttore artistico che riepiloga la storia del Palio. Questa festa che avveniva fino al 1700, cioè fino a quando su questo territorio insisteva il feudo della famiglia Politi, una famiglia nobile del tempo che apparteneva al sedile dei nobili della contea di Stilo. Sappiamo che della contea di Stilo faceva parte come primo casale quello di Guardavalle. Loro hanno ripreso da questa idea, da questa notizia storica, l'idea di creare questo momento, perché oltretutto non era altro il Palio del Ciuccio che una festa che una volta all'anno veniva offerta da parte dei coloni del feudo della famiglia Politi al proprio padrone, al proprio nobile. E allora come dovevano organizzarla? Con quali strumenti? Avevano il ciuccio, che era il mezzo di sostentamento di queste famiglie di contadini di un tempo, e allora hanno creato, ecco, con gli archibugieri, il fachiro,
quello che è il mangiatore del fuoco, lo sputafuoco, il domatore di serpenti, il vecchio San Paolaro, come veniva chiamato, ecco, dalle nostre parti, un giorno di festa, con i prodotti tipici, e accorreva tutta la gente del casale su questo feudo, su questo antico feudo che ora sorge una delle principali strutture, aziende agrituristiche della Calabria, sicuramente una delle prime. E il gruppo è quello denominato Gruppo Riviera dei Bronzi, dei fratelli Guido, con il villaggio Faro Puntastilo e altre strutture per dare il meglio ai turisti che vengono dalla nostra regione, dal nostro territorio, ma anche da altre regioni dell'estero. Questa è un pochino la storia di questo palio. Ne racconteremo ancora di aneddoti, di curiosità durante questa serata, di modo che alla fine ce ne andremo pieni di divertimento, ma anche quel pizzico di cultura che caratterizza questa manifestazione. L'hanno voluta così, l'abbiamo tradotta in termini di spettacolo, ed ora, signori, buon divertimento a tutti. E allora un applauso, grazie Franco, sempre, vai che siamo pronti. Riepilogato la storia del palio, e intanto dal Museo di Pietrarotta dell'agriturismo Fassi sono giunti nell'arena del palio tutti gli artisti provenienti da tutta Italia. Una lunga giornata questa finale del palio, partita questa mattina alle ore 12 proprio dal Museo di Pietrarotta con la messa degli artisti e la benedizione del ciuccio e degli animali. Ecco la sfilata, l'ingresso dei primi artisti che fanno il loro ingresso, eccoli nella arena del palio. Di presentazione su tutta l'arena. Vai ragazzi! Ecco il primo giro di presentazione, e applauso ai tantissimi artisti che in questi tre giorni hanno animato l'agriturismo Fassi. Tanti gli spettacoli, e tanti saranno appunto gli spettacoli che poi verranno realizzati nel corso della serata, che culminerà col palio, ovviamente con la gara dei ciucci, e poi stasera tantissima enogastronomia con la musica della terra di Calabria, col concerto di Francesco Giannini Live Tour 2023, e poi gli stand enogastronomici, la musica e uno spettacolo che tanto animeranno, finale suggestivo. Ecco i musici, le chiarine e i tamburi.
divoratori di serpenti. E l'ingresso stiamo vedendo dalle immagini anche del Ciuccio che verrà fatto poi il cosiddetto ballo, sarà il gran finale. È un altro ballo tradizionale calabrese, il ballo dei giganti che anima questa fase finale del giro degli artisti durante questa arena per poi dare il via l'ingresso ai rioni. Ma ascoltiamo questo ballo tradizionale calabrese con i giganti di Sabatino. Santurocco sta ultimando il giro del campo per poi far entrare il quarto rione in gara, penultimo rione in gara. Eccolo qua che stanno per uscendo.
Alberto. E poi dare l'avvio dopo l'uscita delle varie squadre al vero e proprio giuramento. Ecco il nome del Ciuccio e Carmelina, la dama chiama Giorgia Gialatti. Ma chi è il Ciuccio? Lui è il Ciuccio. E Tria, cioè è Alberto Rossi. E ora squadra, la ultima squadra, la numero 4. Si presenta. Prego, potete, vai, vi potete presentare. Il Ciuccio, come andare il Ciuccio? La ciuccia, la ciuccia ora femmina, sì. Paladina. Paladina, ai ai ai. Così come la dama che si chiama Rebecca Benniti. Un applauso alla nostra dama Rebecca Benniti. Beletta. Che si faccia il giro di questo tanto per tutta la casa di questo mondo. Ma come se fosse a casa tua, proprio, ma non è che ci sentiamo fare. E poi, e allora accogliamo con un applauso l'uscita del prossimo. Ripetiamo di nuovo questo evento che sta per destagionare già, ci stiamo riuscendo. Il momento, speriamo che sia, anche perché quest'anno abbiamo messo più solenne e più caotico qua sopra, certo, di questa edizione del Palio, dove Telemia, media partner di questo evento, si approfitta per fare le prime interviste. Perfetto. Quando avrebbe tempo per tutta una lunga serata. Invece quindi io eviterei questi momenti, sì, perché questo il momento successivo con un importante convegno sulla sostenibilità. Noi perché devo fargli dare. Diamo la linea a Francesco Sorgiovanni. Sgombera. Raccomandando uno, il gemello Mario Guido, di uscire per il momento, perché poi ci sarà un momento tra poco in cui lui e Guido Mimmo, in rappresentanza, sì, dell'intera famiglia, dovrà ricomparire sul campo quando non ve lo svelo. Ok, allora, ok, Giamma. Vai là. Tu devi stare là. Ed ecco abbiamo sentito uno dei gemelli, Mimmo Guido, che hanno appunto, dopo che storicamente ha raccontato la storia di questo agriturismo, ma soprattutto di questo Palio Francesco Sorgiovanni, hanno rilevato questo fondo, il fondo Fassi di Pietrarotta, e da 20 anni fa hanno avuto questa brillante idea di realizzare questo palio che negli anni, come ha detto appunto ai nostri microfoni Mimmo Guido, vuole storicizzare e renderlo un evento
l'evento calabrese. Un evento, ecco, le chiarine faranno tre squilli per dare poi l'avvio ai fantini che entreranno, si disporranno e si parte al vero e proprio giuramento, come si confà ai pali, che si dà appunto l'avvio a questa, 23, a questa edizione 2023 del Paio, giunta alla sua 17ª edizione. Squillo di chiarine che si ripiazzano nell'arena. Piano che mi fate paura, eh? Eccoli qua, ricordiamo i tantissimi degli artisti. Ecco qua, chiarine della Legione Gladius. Voi avete visto un cavallo entrare, sì, con un ragazzo che ancora non è cavaliere. No. Come in ogni momento storico, prima di poter rivestire la carica di cavaliere, va investito. Come va investito? L'investitura è una cerimonia che non può essere un divertimento. Lo farà il capitano della Legione Gladius, con una cerimonia che, se assistete perfettamente e sentirete le parole, le musiche, mentre Giana consegnerà al momento opportuno il microfono per fare sentire a tutti le formule di giuramento e prima ancora quelle dell'investitura, ecco, sarà alla fine una cosa bella. E la novità di questa edizione, che noi abbiamo provato e riprovato, ma qualche problema c'è sempre di organizzazione. È il bello della diretta, il quello. Bello della quindi, diretta. Fa. Allora, a proposito di diretta, ricordiamo che sono le 18.21 e siamo in diretta regionale sul canale 76 di Telemia e da Guardavalle dell'Agriturismo Fassi ovviamente, e attraverso il nostro servizio streaming in tutto il mondo, ricordando attraverso il nostro sito internet www.telemia.it. Con lo squillo dei chiarine si dà l'avvio al giuramento che darà l'inizio ufficiale alla manifestazione. Promesso cavaliere. Prego. Attendiamo lo squillo delle chiarine. Eccolo. A fisso. Archibugio, suono, fuochi anche, e vediamo l'ingresso dalla nostra arena. Però seriamente. Ecco qua, il microfono è stato dato anche all'Armigero, ecco l'ingresso che si avvia al giuramento del nostro cavaliere. Un momento istituzionale, quindi diamo la lettura del giuramento. Alla ufficiale della manifestazione e alle gare che tra poco vi diremo. Ascoltiamo il giuramento. Abbiate tutti Gerusalemme in fondo al cuore, forti e impavidi sarete davanti al nemico e umili davanti al popolo. Questa è la nostra via, questa è la nostra strada, Gerusalemme. Io, Claus de Nottingham, signore ed episcopo della contea di York, signore di Severac, signore di Normandia, per il potere a me concesso dall'imperatore, io nomino te, Albert, in nomine Santi Gheorghe e Santi Michele Arcangeli, principi dei cavalieri dei cieli e della terra, e per Santa Grazia, protettore della città di Guardavalle, io ti nomino cavaliere del feudo Fassi, con nome eterno e perpetuo in Cristo, secondo rito di Santa Romana Ecclesia. Thank you.
Uomo, adesso si erge un cavaliere, un sacro cavaliere, un... silenzio in questo caso di della manifestazione, dare per dare ufficialità all'apertura di questa 17ª edizione, per poi dare l'avvio al vero e proprio palio, tante le gare, e questo è il cavaliere che riceverà anche il proprio giuramento con la sua formula ovviamente conclusiva. Io prima di far entrare giudici dei singoli rioni per giurare fedeltà al feudo Fassi, io chiamo sull'arena i due fratelli Guido, anzi i due gemelli Mimmo e Mario, per mettersi al lato del loro cavaliere, del cavaliere del feudo Fassi, per questa formula di giuramento ufficiale davanti al cavaliere del feudo Fassi appunto e del capitano e di tutta la legione Gladius. Da 20 anni portano avanti appunto questo agriturismo e questa manifestazione che negli anni ha avuto un crescendo di popolarità e di storicizzazione.
Intanto vi ricordo che siamo in diretta alle 18.30 e come potete vedere dalle immagini tantissimi sono praticamente i turisti, le persone anche del territorio che sono giunti, sono seduti in questa arena già dal primo pomeriggio, quindi nonostante il caldo, per attendere queste gare ricche di divertimento. Tantissime sono le gare, senza paura, con qualche novità questa di quest'anno, dalla storica corsa con i sacchi, il tiro delle pignate, la sfida, l'attesa sfida delle oche, l'albero della cuccagna, anche quello molto atteso con divertimento, la gara della pasta e la novità di quest'anno è la corsa con le botti. Quindi tanti gruppi storici in pista, la compagnia Magma insieme al Fachiro, poi il gruppo di Santa Maria del Rovo e ricordiamo in un'altra zona poi dell'agriturismo Fassi anche la compagnia dei Burattini, quindi che sta facendo anche da oggi, anche da queste due giornate, non solo degli spettacoli ma delle vere e proprie scuole anche per i più piccoli, dei laboratori per i più piccoli che sono ospiti dell'agriturismo e non solo, coloro che questi due giorni, anzi tre giorni, perché dal primo di settembre lo ricordiamo, questo agriturismo ha animato questa edizione, un'edizione che è partita, lo ricordiamo, con un incontro dibattito sulla sostenibilità tra Ionio dei Bronzi di Riace e la montagna di Serra San Bruno, guardare al futuro recuperando il passato, programmi ed iniziative. Si pone ogni anno di fare l'impegno. Sono delle cooperative che gestiscono progetti di accoglienza nella Sicilia, che ogni anno vengono e partecipano proprio in occasione del Vaglio a questa giornata. Che l'albero della cuccagna, la gara della pasta e la corsa con le botte. Eccole qua, sorrido perché mi fa sorridere Francesco Sorgiovanni, il direttore artistico. Ecco il primo incidente, vediamo intanto, ecco i ciucci che si stanno posizionando nel... Ecco qua, stiamo intanto vedendo i gruppi e si devono disporre sull'arena per dare l'ufficialità e al giuramento del cavaliere. Ma forse capiscono più i ragazzi stranieri che quelli nostrani, devono porsi qua davanti al cavaliere per la formula del giuramento. E non tutte le squadre, ma solo il Pantino, a terra, non cavalcando il ciuccio e cercando di mantenerlo, mentre l'altro ciucciarello, non so come si chiama e di quale rione sia, sta cercando di imitare il cavallo del cavaliere appena... Colore, dicevamo, integrazione, questo è anche la voglia dei fratelli Guido in questa loro attività che portano avanti da tantissimi anni. Prima lo sapevate già, è difficile, ecco, cercare di gestire i giucci. I ciucci comunque si stanno posizionando e poi si darà il via, il cavaliere è pronto e si darà il via al giuramento. Eccoli qua. In groppa al nasidello, rivolgetevi al cavaliere, facciamo, recitiamo la formula di giuramento, ma non dobbiamo girare le spalle al cavaliere. Girati davanti al cavaliere, aspettiamo la ciuccia numero 5. Allora, venite più in qua gli asinelli, venite più in qua. Mimmo, portiamo gli asini più in qua, per favore. Sta mettendo in riga Francesco Sorgiovanni, bacchetta, i ciucci ed i vari competitor, i vari ragazzi dei diversi rioni che stanno gareggiando in questa edizione.
vengono istraiti, hanno salutato il pubblico. Gli asini si stanno per girare davanti al cavaliere, stanno preparando anche i loro asini per andare poi alla gara vera e propria. Allora, Klaus Tana, con sei Tano della Legione Gladius, ce l'ha già. Allora, il microfono al capitano per il pronunciamento di questa formula di giuramento e poi facciamo uscire i ciucci, li facciamo riposare per la corsa finale e noi andiamo avanti con i nostri giochi, i nostri spettacoli. Klaus, non ti capiranno mai né i ciucci né i ragazzi, i fantini. Andiamo avanti con la formula del giuramento. Questo vostro giuramento adesso davanti agli uomini e a Dio Onnipotente. La mia anima a Dio, la mia vita al Re, il mio cuore alla Dama, il mio onore a me. Lo giuro! Allora uno squillo di chiarine. Prima escono i ciucci. Ed ecco, le chiarine danno l'input all'uscita dei ciucci e l'avvio alle gare, che dicevamo si partirà con la corsa con i sacchi, seguita poi dal tiro delle pignate, la sfida, l'attesissima e divertentissima sfida delle oche, che comunque, come ribadiamo ogni anno, nel pieno rispetto ma sia delle oche che del ciuccio, che vengono montati a pelo, la direzione artistica ma tutta l'organizzazione poi ci tiene al fatto che gli animali non debbano essere maltrattati, e poi ci sarà anche l'albero della cuccagna, la gara della pasta divertentissima, allora, perché ricordiamo il sugo è piccante, e poi la corsa delle botti per dare poi l'avvio alla gara finale, l'attesa gara dei ciucci. Prima gara si devono preparare le squadre. Ecco l'inizio vero e proprio del palio con la corsa con i sacchi. Allora, la prima gara della serata è la corsa con i sacchi. E Gianna vi spiegherà come avverrà, soprattutto lo spiegherà in Spreeklenish, che è la lingua nuova di questi ragazzi, e quindi capiranno finalmente Gianna, ma lo dovrai capire prima tu, come dovrà funzionare Federico, Luca e Gianna per la preparazione dei ragazzi al primo gioco della serata. Allora, la corsa con i sacchi. Ha fatto la corsa con i sacchi. Allora, dove sono tutti i componenti delle squadre che devono partecipare? Intanto stiamo inquadrando il bellissimo agriturismo immerso nella campagna tra Guardavalle Superiore, e intanto si stanno posizionando i cinque rioni che devono gareggiare, dovranno indossare questo sacco e fare il giro di campo. Vedremo chi sarà praticamente il rione vincitore di questa prima gara in questo pomeriggio soleggiato e caldo, e la lunga giornata iniziata anche, come dicevamo, questa mattina alle 12 con la messa di benedizione degli animali. Ormai anche questo è un evento tradizionale. Sentiamo il regolamento però. Punto della partenza. Dove è Federico? Al vostro via. Certo. Avete già dato indicazioni, certo, e soprattutto spiegato al pubblico in che cosa consiste la corsa dei sacchi e come deve avvenire Gianna per essere regolare, soprattutto ai concorrenti, per quello che ci possono capire, tranne qualche ragazzo del territorio o il suo assistente, una modifica all'ultimo momento. Cambia infatti di allora, concorrente per il rione della squadra rossa, allora, sono cinque rioni pronti, dovranno dare il via, un giro di campo. Perfetto. Allora ragazzi, quando daremo il via
abbiamo le 5 squadre, partiranno da dove si parte e anche l'arrivo, quindi ragazzi, appena spiegazione via, diciamo esaustiva, da dove si parte si arriva, come dice il maestro di campo. Non potete uscire dal sacco, sempre dentro il sacco vi rialzate e dovete continuare, ok? Quindi un giro completo, dal momento che io do il via, partite da qua e questo è anche il vostro arrivo. Ci siamo? E allora, siamo pronti? Siete pronti? E allora, quindi prima gara per questa 17esima edizione che va al via, via, dato il via. Ecco la squadra rossa in vantaggio. Un giro di campo. Ecco che stava cadendo, si riprende. Come diceva chi il maestro di campo, chi cade si dovrà rialzare. Bravissimo, bravissimo. E anche se è caduto, beh, è arrivato, squadra rossa, seconda gialla, terza blu, e sta arrivando la verde, infine l'arancio, conclusa la prima gara dei sacchi. Andiamo a vedere il nostro direttore artistico, cosa, chi decreta vincitore? Con il colore rosso, sì, che corrisponde al Rione Santuroccu. E allora facciamo un applauso alla squadra. Il Rione vincitore di questa prima gara, Pronti già a bordo pista i prossimi concorrenti per la gara, il tiro delle pignatte. Anche questo è un gioco tradizionale. Tiro alle pignatte. Perfetto, allora, sempre un componente per squadra qua con Federica e Luca. In questo caso saranno due componenti per squadra. Uno sarà bendato col bastone, l'altro dovrà dare indicazioni al compagno di campo. Tre tiri se non è cambiato il regolamento, seguiamo il direttore di artistico. Rione Parmara, colore verde. Allora, squadra colore verde, due della squadra colore verde. Per il tiro alle pignatte, Federico. Se non sbaglio, mi corregga poi eventualmente il direttore artistico, sono tre i tiri che devono fare, ognuno ha tre tiri a disposizione, allora, uno ragazzi, bendato col bastone, l'altro da indicazioni. Ok? Ti farò fare dei giri, poi io do il microfono a lui. Anche e questo è un gioco storico, tradizionale, ma anche un gioco che da 17 anni viene realizzato all'interno di questo palio che per 17 anni ha animato questo finale di stagione, settembre, che è un mese dove le stagioni estiva viene considerata chiusa, ma attraverso, grazie anche all'agriturismo Fassi, si allunga la stagione turistica e le immagini. Intanto ecco, stiamo vedendo dalla nostra telecamera la squadra, la prima squadra in gara con il nostro Maurizio Nardi, eccola qua, che stanno preparando il concorrente, il primo concorrente, tre giri per disorientarlo un po' e poi al via delle indicazioni del compagno di squadra. Mettiamolo così, perfetto, ora io do il microfono a te e tu dovrai dare le indicazioni a lui per rompere le pignate, ci siamo? E allora, prendiamo il tempo, il nostro Luca prende il tempo. Ah, non erano allora, i numeri, ma era a tempo, ragazzi, ecco, ricordavo male. Ci diamo i ragazzi. L'applauso allora, dell'arena, del pubblico, del pubblico presente all'agriturismo sinistra, per incitare sinistra, la prima squadra in gara. Sinistra. Un compagno un po' spento dovrebbe animare un pochino e soprattutto cercare di aiutare il suo compagno di squadra che si sta avvicinando alla pignata. Ricordiamo che c'è un tempo prestabilito, un cronometro che stabilirà un tempo massimo alla durata del gioco. Intanto dopo il doppio tiro andato a vuoto viene squalificato.
Ha precisato anche il direttore artistico, al secondo tiro è andato al vuoto. Più forza! Bravissimo! Rompe la pignata che però è vuota, quindi. Vuota la pignata. Allora. C'è ancora tempo, quindi può tentare ancora. No, domani prima di far iniziare il secondo, perdonami, la pignata. Sappia! Eccolo qua! Destra! Ok, stop! Ok, Gianluca ha preso il tempo! Anche perché romperanno tutte le pignate! Prima di appullallare l'avete rotto voi le pignate! Com'è che l'avevo rotta no? Può rompere una, due pignate lo stesso concorrente! Perfetto! Solo un tiro! Quindi passiamo alla seconda squadra. Allora, ok, Luca, tu hai preso il tempo, vai alla seconda squadra. Chi è seconda squadra? Il colore giallo, Gianna. Squadra colore pronti giallo. Pronti gli altri due concorrenti dell'altro rione in gara. Anche in questo caso si procederà, eccoli qua, cambio di campo per le due squadre che si stanno per preparare. Come sempre, un tempo, un concorrente bendato col bastone, allora, l'altro che dà indicazioni. Eventualmente, se al tiro nel tempo che viene dato riesce a rompere la pignata, lui esce fuori ed entra l'altra squadra. Non avrà diritto al tiro per rompere tutte le pignate. Altrimenti ci andiamo tutti a casa e finiamo il gioco prima del tempo. La squadra di Ghindari colore giallo. E allora 3, 2, 1, via! Si fa girare su se stesso il concorrente e parte con l'indicazione del collega di Rione. 3 sono le vignette rimaste. Questo, come diceva il direttore artistico Sor Giovanni, è il segno dell'integrazione. Okay, si sono capiti in lingua perché le indicazioni le hanno date in lingua. Quindi pignata rotta in un record anche. Pronta la squadra rossa. Cambio di campo. Santu Rocco. E allora chi è che le due deve rompere la pignata? Perfetto, allora sarebbe andato. Preparazione anche per l'altro concorrente. Benda, bastone in mano. Giro su se stesso per disorientarlo, perché siamo comunque un'organizzazione, soprattutto una gara seria, quindi dobbiamo disorientare e poi il collega darà il via alle indicazioni, a dare le indicazioni con un tempo massimo a sua disposizione. 2, 1, via! Parte il tempo! Squadra di colore rosso, Rione Santurotti. Avanti, a sinistra. Sinistra, alzate il bastone. Mira ancora. Bravissimo anche okay, Santu facciamo Rocco. Una pausa alla poi dobbiamo rossa. Vedere chi ha realizzato il minor tempo. Francesco Sor Giovanni sta prendendo allora, tutti i tempi. L'ultimo rione. Anzi il penultimo rione. Arancione, ok. Darumara, eccola qua, il cambio anche qua di campo. E si posiziona la squadra con la maglietta arancione, anche qua bendaggio ormai consueto. Una pignata rimasta, dovranno eventualmente sostituirne una pignata per l'ultima squadra. E allora ci siamo, vieni qua. Ora ti facciamo fare tre giri. Giro e al via il gioco. Ok, io adesso ripasso il microfono e allora 3
un po' disorientato. Uno, via! Indietro, indietro, indietro! Oh, indietro! Dovrà dirlo sicuramente nella sua lingua. Indietro! Girati! Girati! Ecco qua, ha capito e si sta avviando. Verso sinistra, sinistra, avanti, avanti, sempre avanti, sinistra, sinistra, in, poco poco indietro, sinistra, indietro, indietro, ha superato, indietro. Diciamo che okay. Tra i due non girati, c'è molto feeling, girati, tra i due compagni di squadra, verso sinistra, nonostante l'integrazione sinistra, okay. Che si poco, realizza poco, nelle gare tra i diversi concorrenti indietro, che ricordiamo sono anche indietro, di nazionalità diverse, un quindi indietro, un in avanti, indietro, modo anche okay. Per poco, poco, integrare, indietro, socializzare, far conoscere indietro, le nostre tradizioni anche a coloro indietro, che giungono da altri posti, come indietro, giungono da tantissimi posti, parti, le tantissime persone che stanno giungendo ancora all'agriturismo Fassi, la nostra arena, siamo ormai circondati anche in questa posizione. Ecco qua, il tempo è scaduto, quindi Darumara ha perso le sue possibilità. L'ultima squadra che entra in gara. Eccola qua, la squadra anche in questo caso che entra e verrà preparato dai maestri di campo, bendato uno come sempre, consegnato il bastone e che si dovrà cimentare nell'unica pignata rimasta sulla corda. Gareggia per il rione Casaleiu. Casaleiu e il rione di Guardavalle e la squadra di colore azzurro. Tiro alle pignate. Io chiedo ecco un suggerimento a Giana. Ecco qua, intanto lo fanno girare, primo giro, secondo giro, secondo giro, secondo giro e terzo giro, parte comunque il gioco che va avanti. Ecco qua, parte il gioco dell'ultima squadra in gara per l'ultima manche della gara delle pignatte. Diciamo che è più che un suggerimento verbale, è molto mimico, ecco, il suo, i due colleghi. Vediamo se riesce a capire il concorrente. Vediamo, vediamo, si appresta al colpo, ok. Ok. Ok, gara finita, gara finita, la prima gara di questa 17esima edizione, la corsa con la seconda gara, scusate, della 17esima edizione, il tiro con le pignate. Andiamo a decretare chi ha vinto. La squadra di colore rosso, sì, precisamente. La squadra appartenente non si sente alla Rione, che vi dirò subito, Santurocco. La squadra del Rione Santurocco, squadra del Rione Santurocco vince la, squadra la gara che il tiro delle pignate, perché gioco del diciamo tiro che tranne una squadra tutti hanno colpito le pignate, però questa lo ha attivato, lo ha rotto la pignata con minor tempo. Prossimo gioco è la sfida, ci diamo una calmata, dice.
animazione adesso con i nostri gruppi, gruppi storici che rientrano in pista e poi ci prepareremo all'attesissima sfida delle Oque. Escono i concorrenti dei rioni in gara, intanto vediamo dalla nostra postazione le Oche che si stanno riposando in vista della gara e, come dice una tradizione popolare calabrese, con il ballo dei giganti. Con le loro danze, i loro suoni. Ecco, intanto una bellissima e suggestiva inquadratura dell'arena e delle tante persone presenti. Intanto vediamo il Ciuccio aprire questo ballo che poi si infuocherà nella notte. Ed ecco i giganti, il ballo dei giganti di Sabatino in questa arena, un ballo tradizionale della nostra cultura popolare. Ascoltiamoli. Ecco i giganti di Sabatino che stanno facendo il loro giro. Accogliamoli con un grandissimo applauso man mano che sfilano davanti a voi. I giganti di Sabatino. Mata e Grifone, questo è il nome degli innamorati che rappresentano rispettivamente una regina autoctona e un principe turco. Secondo la leggenda, quest'ultimo, innamoratasi della bella indigena, decise di rapirla per soddisfare il proprio desiderio ardente. Una tradizione, quella del ballo dei giganti, calabro sicula, e rappresentano anche i fondatori della città di Messina, sono presenti soprattutto nelle nostre zone del Regino e del Vibonese. Stanno per fare la loro uscita, ecco ancora un ultimo intrattenimento. Con la gran cassa, i capi, il paturo, sono i giganti, i Sabatino, la piccola dimostrazione. Esce Mata e Grifone, giganti di Sabatino, per continuare ancora con gli artisti che si esibiscono e per dare poi all'avvio. Facciamo entrare, Chiana, le squadre numero 1, numero 2, all'altra gara con la sfida di sfida delle Oche. Tiro alla fune, un ulteriore gioco inserito, anche questo tradizionale divertimento. Hanno tre prove, su tre chi ne vince due. Franco, dimmi tu. Allora, hanno solo una prova. Una prova, perfetto. Dopodiché passiamo alle altre squadre. Perfetto, ok. Chi vincerà
la corsa, il tiro del primo giro si scontrerà con la squadra numero 5. Ok, allora ci siamo, quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Prime due squadre che si contendono, contendono il tiro alla fune, pronti, ricordiamo ci sarà poi il via, chi vincerà queste due, tra queste due squadre si andrà a scontrare con la quinta squadra, vincerà la migliore delle cinque. E allora, senza tirare, aspetta, i giocatori sono pronti. Mettetevi in posizione, mettetevi in posizione. E grazie al nostro regista Ilario Chiara, via la gara. Vai che se li stanno tirando, vai. E allora, senza ombra di dubbio, si aggiudicano questo gioco la squadra gialla. La squadra gialla, la squadra numero 2. Unione, quello di Indari, allora adesso passiamo alla squadra numero 3 e 4 con di colore rosso Unione e di colore arancione, cioè Santurocco e Darumara. Allora, Santurocco e Darumara sono le prossime due squadre che stanno per entrare nel campo, si posizioneranno una da un lato ovviamente e una dall'altro della fune e al via del maestro di campo vedremo chi vincerà. Dove è la tua maglia? Musa, sei sempre il solito, ti fai riconoscere Musa. E allora vieni qua Musa, ci siamo. Diciamo che sarà una gara continua fino a decretare la squadra vincitrice. E allora aspetta raga, potete avvicinate. Preparazione delle due squadre, Santurocco di rosso e Darumara con la t-shirt arancio. Uno qua e l'altro qua, ci siamo? E allora siete pronti? Siete pronti Albi? Possiamo andare? Allora, 3, 2, 1, via! Vai! Qua mi sembra più equilibrata. Ecco il Rossi che va in vantaggio. Eccolo, stiamo con la telecamera di Maurizio Nardi da questa angolatura. Vediamo! Santurocco! La squadra rossa! Santurocco vince la seconda manche. Al tiro alla fune. E ora la squadra che ha vinto il primo tiro di Salatune. E cioè la squadra di colore giallo, perfetto, si andrà a gareggiare con l'ultima squadra azzurra, colore azzurro, Casaleiu. Casaleiu, allora perfetto, Casaleiu. E allora siamo pronti? 5 e 5, perfetto Luca, mettiamoci le cose con la testa. Ovviamente chi vincerà questa manche andrà poi a gareggiare con la squadra vincitrice di prima, Santurocco. 2, 1, via, vai, vediamo. Eccola, il via è stato data, in vantaggio la squadra gialla, però diciamo che c'è molta resistenza quindi tra le due squadre. Vantaggio perché gialla hanno superato il limite. E allora 30 secondi, 130 secondi, ecco che stanno recuperando, ecco, ecco qua, ecco, non mollare, vai ragazzi, vediamo chi vince, una dura battaglia, non per niente la squadra gialla esce già vincitrice da una manche, vediamo, dai, sta per vincere la gialla. Federica, avete perso, adesso avete perso, ok, stop. La squadra gialla si aggiudica questa tira alla fune, cioè vince la squadra di Indari che andrà ora a gareggiare con Santurocco. Squadra di colore giallo, sì. Per la finalissima settimana in campo, perfetto, per Santurocco farsi con la squadra rossa Santurocco.
Allora, Santurocco, la squadra stanno rientrando, la squadra di Santurocco per la manche finale. Vai Albi. La manche finale che andrà a decretare ovviamente per questo gioco la squadra vincitrice. Ricordiamo che sono tante le gare che questo pomeriggio, abbiamo visto già quella con Isaac, il tiro per le pignatte. Siete pronti? Possiamo. E vedremo chi vincerà la manche della tiro alla fune. Anche qua diciamo che sono due squadre, ma la squadra rossa sarà anche il fatto che sta, è più stanca quella gialla, ma è in vantaggio. Dai, poco. Vai ragazzi, un colpo finale, nonostante resista la squadra gialla, i Moreio stanno recuperando. Ma ancora sono in vantaggio i rossi, ancora sono in vantaggio i rossi. Vai Alberto, vai Alberto. Dai, ormai stanno per vincere. Un minuto di tempo e poi decreteremo il vincitore. Ecco la squadra rossa in vantaggio. Vince Santurocco. Allora si aggiudica nel tiro alla fune la squadra rossa. Anche il tiro alla fune alla squadra del Rione Santurocco. Santurocco. E voglio ricordarlo al pubblico, Santurocco e il... Allora, in cosa consisterà il gioco? Due per squadra. Due per squadra, ok? Dobbiamo fare questa volta, non saranno due maschietti, ma la dama. Ma sarà un componente della squadra, sì, e l'altra componente femminile, una è la dama. Ok, quindi una dama è un componente per squadra per partecipare a questo gioco. Una dama è un componente. Franco, mi chiami tu sempre le squadre che devono partire, ok? Sempre partiamo dalla squadra numero uno, sì, che è quella di colore verde. Perfetto. E la squadra, ma quante occhi abbiamo? Chi è che, due occhi abbiamo, allora, chi è che è libero delle occhi? Musa, ok, sì. Quindi c'è, adesso quindi anche questo gara molto divertente, molto atteso ormai da tantissimi anni di questa dell'edizione del Palio. E praticamente cosa sta succedendo? È una di sfida delle oche, perché praticamente c'è che cosa? Una dama e un concorrente, due squadre, perché ci abbiamo due oche, come ha ribadito ora Francesco Sorgiovanni, c'è praticamente che cosa? Un maggior rispetto sia in questo caso dell'animale in generale, dell'oca in questo caso per questa sfida, e poi dell'asino nella gara finale poi di questa edizione del Palio. Due le squadre, eccole qua, Indari e la squadra verde, che si gareggiano per questa manche. Pronti, dam, che dovranno poi incitare con dolcezza l'oca ad andare avanti. Dovrà giungere fino al traguardo posto al che verrà posto appunto dal maestro di campo. Siamo già circa a metà di queste gare che stanno per continuare questa gara di questa 17ª edizione del Palio, ultima giornata di tre giorni. Intanto eccole qua i supporter, ricordiamo che c'è sempre un gemellaggio continuo tra il Palio e la provincia anche di
Frosinone in questo caso. E una manifestazione che è iniziata appunto il primo, oggi la serata finale, con tanto divertimento, ricordiamo, anche per chi vuole trascorrere, decide come trascorrere una serata diversa, e quella di venire all'Agriturismo Fassi con l'inizio alle ore 22 anche di un, innanzitutto degustare nei vari stand l'enogastronomia del territorio, e alle 22 il grande concerto La Terra di Calabria, il concerto di Francesco Giannini, la Live Tour 2023. E questo lo spettacolo di questa edizione finale. Ieri sera grande successo, oltre due ore di spettacolo dei Bottari, che ha animato la seconda serata. Ecco qua Loca, ecco qua la dama posizionata davanti, e incitarla perché deve giungere il traguardo. Ovviamente 3 minuti è il tempo che viene concesso alla dama per convincere quest'oca ad andare avanti. Quindi il maschietto, il concorrente, tiene l'oca dalla corda senza ovviamente maltattarla. La dama, con delle parole, gesti d'amore convincenti, dovrà invitare praticamente l'oca a camminare, a proseguire e aggiungere così il traguardo. È una gara che vedrà praticamente due concorrenti due squadre concorrenti dei cinque rioni per questa prima manche. Le vediamo un po' tranquille queste oche. Vediamo cosa succederà in questa prima manche. 3, 2, 1, via le oche. Incitate le occhette, senza spingere, devono andare da sole, senza spingerle con i piedi, devono andare da sole, pian pianino. Abbiamo 3 minuti di tempo. 3 minuti. Avvicinati, amore. 3 minuti è il tempo che viene dato. Ecco il tempo che viene dato. Piano piano le dame stanno convincendo le oche aggiungere. Ovviamente Francesco Sorgiovanni precisa che devono essere solo accarezzate. Così, bravo, pian pianino. Sono intanto le 19:10 e ancora siamo in diretta regionale sul canale 76 di Telemia, Guardavalle Agriturismo Fassi. Intanto gli stand sono pronti con l'enogastronomia locale ad accogliere tutti coloro che già alle 19 possono avere qualche longorino. Ok, la squadra verde vince la prima manche. Ok, perfetto. Allora la squadra verde e sì. La squadra numero uno. Sì. Mi sembra. E cioè Paramara. Rione Parmara. 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 Primo step con le oche. Perfetto. Prossime due concorrenti è Santurocco e la squadra arancio. E squadra arancione. E squadra arancione. Allora, sempre una. Sempre le due oche, le loro dame, vediamo che sono le dame, che si piazzeranno anche loro davanti. 3 minuti sono i tempi. Squadra rossa, allora vai. Squadra rossa. Vediamo se le dame anche in questa seconda manche saranno convincenti. Il loro nome. Allora le nostre dame come si chiamano? Pian pianino. Vedo delle dame un po' impaurite, ma vediamo se convinceranno le dame. Rebecca è una, l'altra dama. Loca, la nostra Giorgia. Rebecca e Giorgia, pronte. Al mio via. Rebecca, Viti, Invogliare e Giorgia Galati. Sì, Galati. 3 e 4. Allora, ci siamo? 3. Giorgia, ti voglio vedere. 3, 2, 1, via, via. Vai Giorgia, vai. Vai Giorgia con l'oca. Vedo molto più scattanti, anche se qualcuno la sta toccando. Si aggiudica la corsa la squadra rossa, la squadra Santurò.
fuoco, l'Amplein. Tutti i giochi di questa 17ª edizione. Leone Santuroco. Ora l'ultima squadra in gara. Sì. Facciamo gareggiare da sola. Non ha concorrenti. Certo. Raccogliamo il tempo, ovviamente. Quindi l'ultima. Sì, squadra in gara, la squadra azzurra con la sua dama e l'unica oca. Dica Vetrano, sì. E chiedi al concorrente che tiene la cordicella il nome. Non so qual è. E allora ci siamo? C'è uno usa due, ci tre. Siamo. Allora, vedi tu. What's your name? Umar Saleh, pronto, e Ludovica Vetrano la dama. Vediamo, 3 minuti, partito. Ricordiamo che non deve toccare l'oca. Vai Luca con il tempo, vai avanti, vai Ludovica con la tua oca, vai Ludovica che ci siamo. L'oca saluta il pubblico, l'oca saluta il pubblico presente, ancora più presente in questa caldo pomeriggio di domenica. L'oca è arrivata, poi andremo a vedere i tempi delle diverse squadre. Ecco qua, adesso andremo a verificare i tempi di tutte e cinque le squadre. Vediamo chi è la squadra vincitrice della disfida delle oche. Mentre chiedo ai tecnici, allo staff dell'agriturismo Passi, di cominciare ad accendere le luci, sì, per vedere meglio i particolari dei giochi e di quello che avverrà. Partiamo con l'albero della cuccagna, ok, dalle nostre parti si dice, indovina. Non lo so, fai vedere Luca se sai qualcosa. Luca, come si dice l'albero della cuccagna a Roma? L'albero della cuccagna. Allora, facciamo vedere a Musa o a Pudalà o un ragazzo qualsiasi, sì, come si dice dalle loro parti. Ma se ne chiamano l'italiano, poi se ne non capisco. Ok, venga a parlare a Giacomo. Come si chiama l'albero della cuccagna in Senegal? L'albero della cuccagna? Inquadrato l'albero della cuccagna, ma spieghiamolo. Innanzitutto la squadra dovrà indossare una tuta bianca, perché ovviamente questo albero, Francesco Sorgiovanni, che è molto sadico, hanno inserito ovviamente del grasso eccetera, dovranno salire e andare a prendere il premio. Quindi ogni squadra dovrà ingegnarsi con un tempo a cercare di arrivare fino in alto, quindi a prendere questo premio, la cosiddetta cuccagna. La difficoltà è appunto che questo palo, questo albero è unto, quindi possono scivolare, ammesso del grasso. Quindi ci sarà un gruppo, ogni squadra, vediamo chi riuscirà, ha un limite ovviamente di tempo, chi si aggiudicherà questo premio. Questo è uno, anche questo è un gioco tradizionale, ma soprattutto ormai rientrato nella tradizione del palio del ciuccio, del palio delle 12, la città delle 12 torri, che è giunta appunto alla sua 17ª edizione. Squadra di colore verde, il Lione Parmara si dovrà preparare. Ecco, la squadra entra velocemente nel campo. Vediamo già le tute pronte, che dovranno indossare queste tute bianche. Una persona, ok. Ecco qua. Per salire, chi è che deve salire? Deve salire sull'albero. Non ti preoccupare. C'è Federico e Luca, ecco qua. Ora ti... Ecco il ragazzo che dovrà... Ricordavo che c'era l'aiuto gli altri anni, da solo sale Francesco Sorgiovanni. Allora, la vestizione, poi Luca partiamo con il tempo, dai con l'altro piede, amo. L'altro piede, perfetto. Si dice Francesco Sorgiovanni che quest'anno è molto più sadico, quindi vuole uno. Sì, quest'anno come vedete c'è solo un concorrente, perché abbiamo notato proprio nell'ultima edizione, sì, andando a sfulciare un pochino
nel gioco reale una volta come avveniva era solo una persona che doveva tentare di raggiungere la vetta dell'albero di questa trave lunghissima, non so quant'è, bimbo, quanto è? Quella. L'albero della Cucagna. Circa 5 metri. Circa 5 metri. 5 metri. Perché effettivamente era sempre uno dei componenti di una famiglia del luogo che alla fine si portava a casa o un cestetto di vino, questi erano i premi di un tempo, o un pezzo di formaggio pecorino, oppure una bottiglia d'olio. Erano quei beni che servivano per sfamare le famiglie più povere ed erano proprio queste persone che avvietavano le feste di paese per cercare e anche di avvietare il pubblico, era l'unico modo per divertirsi. E noi vi proponiamo proprio quei giochi antichi, i giochi di una volta. Francesco Sorgiovanni dice che ha spulciato documenti storici, io dico che quest'anno ha voluto essere un po' più sadico e vediamo però, vediamo se la squadra Darumara riesce nella mission di recuperare il premio di questo albero in 5 minuti, già... Eppure svantaggiato perché comunque nel suo paese magari l'albero della Cuccagna non è che facilissimo, anche perché è il primo, anche quindi ancora più difficoltoso salire questo albero. Sta cercando, dovrebbe ingegnarsi e poi arrampicargli al palo. Ricordiamo anche che ha 5 minuti di tempo. Vai, piano piano. Un po' scoraggiato lo vediamo questo giocatore della squadra del primo rione in gara per questa manche dell'albero della Cuccagna. Non è facile per niente. E intanto calano anche, cala il sole, si è al tramonto di questo agriturismo Fassi e con l'avvio anche delle luci della sera si apre anche un'atmosfera ancora più suggestiva. Ancora più suggestiva per le gare successive che ricordiamo, la gara della pasta, la corsa con le botti, ancora quindi due gare divertenti ed importanti per poi dare il via all'attesissima gara del Ciuccio edizione 2023. È scoraggiato, ormai ha deciso di arrendersi e... No, secondo me non c'è soluzione, dovrà suonare il gong e chiudere questa prima manche. Vediamo il tempo che manca, 2 minuti. Intanto si stanno preparando gli altri 3 concorrenti. Lo vedo scoraggiato il ragazzo. Si è arreso il ragazzo. Ancora 1 minuto di tempo abbiamo. 1 minuto, ma il ragazzo ormai è scoraggiato. 1 minuto, ma vediamo. 40 secondi. Quindi 40 secondi, vediamo chi è la prossima squadra che andrà a provare, a tentare di scalare 5 metri di palo. 20 secondi. È fermo. Annullato. 15 secondi, Franco. 15 secondi, possiamo 0 perché il ragazzo ormai... Squadra di colore giallo. Indari. Indari pronti. Vediamo. Vediamo la seconda squadra in gara se riuscirà a scalare il palo, l'albero della Cuccagna di 5 metri e raggiungere la vetta e ovviamente il premio. 5 minuti anche per lui. 3, 2, 1, via, via.
Lui mi sembra più propenso, vediamo cosa sta studiando. Ok, oh la 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 la, bravo, comincia a togliere il grasso, vai, bravissimo. La paglia non te la devi portare a casa, qua ci serve. Ok, vai di nuovo giù. Ecco, piano piano, bravo. Ha utilizzato una tecnica, anche questa antica, ecco, la tecnica della paglia usata anche dalle altre squadre nelle precedenti edizioni. Ma è giusto per quello che stai facendo, devi cercare di mettere più paglia là, così tu c'è più aderenza, bravissimo. E vai, ai, 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 bravi, cosa? Tenta, 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 almeno prova a raggiungere la vetta, tutto impagliato, paglia e grasso. Poi li laviamo queste cose, vai, vai, uno, due e zappata! Ok, ecco, ecco che è rimasta meno appresa, gli fa le carezze, dagli un bacino, ok, proviamoci di nuovo, Luca quanto manca? Ancora 2 minuti e mezzo, vai amore mio, 1, 2 e 3, oh bravo, ok, buttati di nuovo a te, amo, buttati di nuovo a te, buttati di nuovo a te, aspetta, fatti un bel giro, vai, gira, gira, così, gira ancora, parati, ora, 1, 2, 3, buttati tutta questa paglia, vai, vai, buttati tutta questa paglia su, oh, boom, dai un bacino, ai, ai, ai. Un minuto di te, no, girati un altro po', non ti preoccupare, vai, vai amore mio, poi faccia la doccia per arrivare a fare, vai amore, 1, 2 e 3, vai, oh. Dalle carezze, un abbraccino, ok, diamogli un abbraccino. Effettivamente dobbiamo dire che è molto più difficoltoso senza il supporto dei compagni come nelle precedenti edizioni. Maggiore difficoltà, comunque non si scoraggia, la squadra gialla. Però ha dimostrato tanti affetti. Inderi, Inderi, la squadra. Chiusa anche la squadra gialla, non raggiunge la meta. Santurocco tenta, ha fatto l'unplane di tutte le gare, vediamo cosa accadrà, questa la vedo alquanto difficile, vediamo se anche qua riesce a vincere il rione Santurocco. Utilizza la tecnica della paglia e cerca di asciugare il grasso. La paglia a casa, ma chi sta facendo? Zio Ma, si sta buttando la paglia a casa. Questa è un'ulteriore tecnica che usa. Natale che tira mi cuore angolo, vai amore mio, cerca di arrampicare, mettete così, bravo, bravo, io me ne metterò un altro poco del santutino, così facciamo completa, amore. Ma bravi, però l'idea, l'intenzione c'è, perfetto, ti sembra alto o basso, no? Ma come faccio? Vai amore, un altro poco mettiti la dentro, che ti ha preso a dice così a più aderenza, riempiti la tutina, riempiti la tutina. Piano piano, non devi litigare. Anche la tecnica di inserirsi la paglia all'interno della tuta non sembra far ottenere il risultato anche alla squadra Santurocco, che comunque ha vinto tutte le gare fino a questo momento. Il tempo scorre però. Mancano 2 minuti. 2 minuti, dice il maestro di campo. Ecco che ci arrivano, ai ai ai, incitiamolo. Ricordiamo che man mano viene asciugato, logicamente andando avanti è sempre più facilitato chi viene dopo. La difficoltà è che non ci sono concorrenti a supporto. A famiglia Guido, ai 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 ai, vai, 30 secondi di tempo, 30 secondi è rimasta appesa ma non ce la fa, ecco, e intanto sono le 19:27 e si accendono le luci del Fassi, 15 secondi di tempo, 4, ecco, vai pian pianino, pian pianino, 10 secondi di tempo,
Ecco che mi sembra un po' scoraggiato, ma che fai a cacca di paglia, fammi capire. E facciamo un applauso alla squadra a nome rossa, già provato. Santuroku non riesce per la prima volta in una gara, ricordiamo che ha sempre vinto le manche presidente. Darumara si avvia a salire sull'albero della cuccagna. Non togliete la tuta, Federico, perché c'è una sorpresa alla fine per questo gioco. Ah, ok. Per dimostrarvi che la famiglia Guido ci ha messo premi di valore, vogliamo dare la possibilità a tutte le squadre, con una formula particolare studiata per questa edizione, per arrivare sino alla vetta, in maniera molto divertente e goliardica. Vai Musa, ecco che Musa, Musa ci siamo! E allora, 3, 2, 1... Anche questo sembra, Musa sembra utilizzare anche lui la tecnica della paglia inserita dentro la tuta. Ario, ci sei? Vuoi fare proprio un carico di paglia? Sto utilizzando il tempo per riempire. Un altro pochino, Musa, vai. Vediamo, vediamo. Ecco Musa, la guarda. Si vuole provare, Musa. Ecco, che già sei rimasto attaccato, Musa. Pian pianino, proviamoci. No, con i piedi, levati le scarpe, non ti preoccupare. Siamo all'aria aperta, vai Musa. Musi quasi pure, che dobbiamo fare? Ecco qua Musa, ai, rimasto attaccato Musa. Riproverci Musa. Musa, si sono stappati tutti i pantaloni da dietro. Penultima. Penultima squadra che sta gareggiando. E come facciamo? Ma la paglia esce da dietro. Sempre di dietro Musa, così. Ecco qua Musa. Sta gareggiando. Anche lui sembra, il tempo scorre, non riesce. Si è aggrappato, ecco, un passo in avanti c'è, è appeso al palo. Rimanete in campo tutti, vai Musa, 2 minuti Musa. 2 minuti. Ma è Musa 1 o Musa 2? E rimane. Musa 1 e Musa 2, è Musa. Diciamo che è sempre al palo attaccato, ma non giunge alla vetta a recuperare i ricchi premi. Che deve fare Musa? Mandagli un segno, dici vieni giù, dici Musa che deve fare. Facciamogli un applauso, vai Musa, bravo Musa, bravo. 30 secondi. Finito. L'ultima squadra in gara, Casaleggio. Casaleggio, vai Musa, bravo Musa intanto. Nessuna delle squadre in gara per la tecnica sadica utilizzata quest'anno da Francesco Sorgiovanni è riuscita ad ottenere il premio. Si è scogitato un qualcosa sul finale, magari una gara unica tra tutte le squadre per recuperare i premi. Vediamo cosa succederà. Ci prova, ma sembra che la situazione anche per la squadra azzurra non cambi. Ragazzi, no, non sono legato. Un po' di paglia pure tu, portatela a casa. Ecco qua, puliamolo per bene. Non la deve. Domenica me la lavo, piano piano, vai piano piano, piano piano, lo sappiamo solo noi, non faccio il nome. Mario. Eri convinta che non ti vedevo, ma ti ho visto, pian pianino. Vai, piano piano, no. Metti di nuovo le calze, prova con le calze, poi se con le calze va bene. Il tempo scorre e anche la squadra azzurra non riesce a superare. 2 minuti e poi c'è la sorpresa. Un proviamo con le calze che c'è fresco. Superare, soprattutto a raggiungere i premi dell'albero della cuccagna. Ricordiamo un albero, un palo, ecco, tecnicamente di 5 metri dove appesi sono stati messi in palio dei premi proprio dall'agriturismo Fassi. 30 secondi, ma la vedo dura, durissima. 25 secondi. Ok. Non 25 secondi però sta salendo, 25 secondi sta salendo, 20 secondi, 20 secondi ha. Possiamo, ecco. Un applauso. Applauso anche alla squadra azzurra. Dimmi tutto. Un tempo a Guardavalle avveniva un altro gioco. Sì.
di cui si è perso l'uso. Noi questa sera lo vogliamo rimodulare, rivedere, se mette quello della piramide, della torre umana. Sì. Noi questo tenteranno di farlo, sì, attorno all'albero della cuccagna, sì, i ragazzi che hanno partecipato, ho a capito, quest'ultimo gioco. Perfetto. Tutti i componenti delle squadre. Devo e chi piramide tenterà di raggiungere i premi che poi divideranno assieme agli altri, sì, è quello che finora ha vinto più gare. Okay. Quindi tenterà di salire e gli altri gli saranno di supporto, sì, questa torre che si alzerà, perfetto, questa torre umana, per cercare di arrivare fino all'apice dell'albero della Buccana. Torre umana. Quindi tutti tutti i partecipanti qua. Quindi se non sbaglio in questa torre umana dovrebbe, dovrebbe essere la squadra Santurocco in cima, perché è quello che ha ottenuto maggior risultati positivi nelle gare precedenti. Quindi una piramide umana per raggiungere l'albero, supportare in modo che andare a prendere il premio che c'è sotto, ok? Quindi fare una piramide umana e gli altri che rimangono salire sulle vostre spalle e cercare di raggiungere la vetta. Ci siamo? 3, 2, quello che vuole, tutti là. Non sappiamo se ha capito Gana, andiamo a vedere. Dovete decidere a chi fa salire la spalla. Cosa succederà? Doveva salire quello che ha ottenuto maggior risultati positivi, sì, nelle gare precedenti. Quindi intanto si stanno preparando tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa gara e che hanno ovviamente la tuta bianca. Costruire questa piramide come negli anni precedenti e quindi giungere prima possibile il concorrente che ha ottenuto maggior risultati, forse anche in età, sì, ma anche quello che cercherà di salire sulle spalle degli altri, perfetto, dove, certo, studieranno loro, cioè non gli interessa né fa specie, per cercare di arrivare fino alla fine. Perfetto. Sono tutte e cinque i concorrenti. Tutte e cinque i concorrenti si stanno confrontando su chi far salire, se è il più leggero, il più agile. È una tecnica che utilizzeranno loro. Per l'albero della cuccagna, ognuno creeranno quindi una piramide umana. Anche in questo caso, ecco, stiamo intanto vedendo delle immagini suggestive, serali, e quindi stanno. Quindi il allora, tramonto, le luci si sono accese dell'agriturismo Fassi e tantissime sono le persone giunte che stanno già iniziando a degustare l'enogastronomia e poi una serata in diretta con lo spettacolo finale di tutti gli artisti che hanno partecipato, provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato a questa edizione del Fassi, del Palio, poi uno spettacolo suggestivo, ideato come sempre al direttore artistico Sor Giovanni, e poi musica e divertimento e tanto cibo, tanto buon cibo in questa serata conclusiva. Lo spettacolo che inizierà intorno alle 21.30 sempre all'interno dell'Arena del Palio dopo la gara del Ciuccio è quel magma di calore insostenibile e misterioso, come sempre Sor Giovanni dà dei titoli suggestivi allo spettacolo che verrà realizzato dai musici Giuliari, Giocolieri, Trampoli. Ecco, e intanto stiamo vedendo la Torre Umana crolla, ma riprova perché hanno, come dicono i maestri di campo, 3 minuti di tempo. Questo era lo spettacolo, stavo dicendo prima, che vedrà operativi Giocolieri, Trampoli, la Danza del Fuoco, i Giullari, tutti i musici che hanno animato questa edizione. E poi lo spettacolo finale della Terra di Calabria, il concerto di Francesco Giannini Live Tour. Quindi tanto divertimento e tanta musica per questa edizione del Palio. E ricordo il tradizionale ballo del Ciuccio con il calar delle tenebre che diventa ancora più suggestivo. Ecco, intanto si stanno
riproponendo, stiamo a buon punto. Ecco, ecco, vediamo, vediamo. Li vedo messi male. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, allungate. Dai, alzate. Ricrolla, ricrolla. Ricrolla, ricrolla la piramide e ritentano per l'ultima volta. Un minuto e mezzo per raggiungere i premi messi in palio dalla famiglia Guido in questo divertentissimo albero della cuccagna. Ultimo tentativo, perché il tempo scorre, il tempo scorre. Facciamo con calma, bravissimi, cerca di metterti in piedi sulle sue spalle, piano piano. Casaleiu cerca di mettersi in piedi, però cerca di salire. Come sale? Perché sta per arrivare, niente. Salto, salto, salto. L'ha toccato, l'ha toccato, ma non l'ha preso. Cadrà con tutto l'albero. Vediamo, vediamo. Si è aggrappato, qualcosa ha toccato, qualcosa ha toccato. Ecco, cosa è accaduto? Devono cadere tutti. Tutti, tutti, dai che sta arrivando. Vai che c'è, sulla testa, vai sulla testa. Sulla testa. Vai, 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 vai. Vai che ce la facciamo. Ecco, toccati. La generosità della famiglia Guido ha consegnato i premi, che poi sono prodotti dell'enogastronomia del territorio, e dei gadget con i cappellini. L'ultimo premio, bravi, bravi tutti i cinque rioni in gara, che sono riusciti in questa missione difficoltosa, devo dire, quest'anno. Prodotto con antichi vitigni autoctoni, proprio che li porta il nome Guardavalle. Perfetto. E ringraziamo l'associazione Punta Stilo. Ora, sempre, pulite quella parte centrale del campo. Si riprepara l'arena. Un momento storico. Sì. Puliamolo delle tute, della fune che abbiamo giocato prima. Eventuali buste di plastica, perché sarà quella parte centrale dell'arena, il campo di una battaglia con le spade. Ecco qua, ancora, ancora, ancora spettacolo, ancora spettacolo con i gruppi che hanno animato questa edizione. Da quel materiale che c'è a favore, quindi, delle telecamere. Quindi si prepara l'arena per uno spettacolo suggestivo, suggestivo. Secondo un progetto, anche questo storico. E tutti gli artisti che più tardi vediamo, vedremo poi più tardi riesibirsi, ma intanto un combattimento con le spade. E per un momento di allegria e sperando, anzi, essendo certi, allora, raga, che in questo momento lasciamo libero Giana, sì, è un momento serio, che anche perché si parla di spettacolo con le spade, e assieme al divertimento di questi ragazzi il mio pensiero vuole andare ad un ragazzo che 13 anni fa, se non sbaglio, per una sfortuna incredibile, impensabile, perse la vita a Roma, era andato
per una giornata come questa, al concerto del 1° maggio. E io questa sera, assieme a voi, voglio ricordare il ragazzo che ha perso questa vita, di Guardavalle, è uno della famiglia Guido, si chiamava e si chiama Andrea Lioi. Io lo voglio ricordare con un applauso anche per chi non lo conosceva, perché questa sorte non ce l'abbia mai nessuno, e che tutta la vita di ognuno di noi sia rappresentata sì da momenti di sconforto, ma mai un momento come quello che ha distrutto famiglie, parenti, amici, e che ancora lo vogliono ricordare questa sera. Un applauso e un pensiero lassù ad Andrea Lioi. E ricordo ad Andrea Lioni l'applauso del pubblico, del vasto pubblico presente da oggi pomeriggio, quindi un lungo pomeriggio di tantissime presenze, allora, e un lungo pomeriggio, ecco, di attenzione, un momento di ricordo, ma ritorna, perché come si dice, the show must go on, quindi va avanti con gli spadaccini, quindi il gruppo Gladius, che entra nell'arena. Legione Gladius, ecco, che si preparano per esibirsi con le spade e soprattutto entusiasmare il pubblico di questa arena e il pubblico del FAS. Pronti? Musica in sottofondo. Battaglia con le spade. Si alza la musica e si dà il via alla battaglia. Attento e in silenzio in questa fase. Del Palio che rievoca momenti della tradizione medievale. Finale della battaglia.
applauso al gruppo Gladius. La regione Gladius. Fa il giro di campo e si prepara ad uscire e dare poi il via alla penultima gara prima poi della gara vera e propria del gran finale con i 5 giri di pista e i 5 asini che si contenderanno il drappo. Adesso è un momento anche questa di una gara divertentissima, una delle gare clou di questa delle edizioni poi tipiche delle edizioni del Palio del Ciuccio, delle 17 edizioni, la gara della pasta. Si prepara a lasciare l'arena la Legione Gladius e tutte spettacolo. Sor Giovanni mi dice che ci sarà, vuole allungare soprattutto, far attendere. Questo è il momento poi della hilarità della pasta, della gara della pasta, dove giocheranno tutte e 5 rioni in gara e continuare con lo spettacolo. La Legione Gladius. Continuare con lo spettacolo. Grazie. Che è pronto il prossimo gruppo ad entrare nella nostra arena. Ecco il saluto finale. E applauso del pubblico che omaggia i cavalieri che escono dall'arena qua all'Agriturismo Fassi. Vi ricordo che siamo ancora in diretta, sono le 19.50 in diretta regionale sul canale 76 di Telemia e dalle 17.30 che siamo in diretta con voi per raccontarvi questa 17esima edizione del Palio, Palio del Ciuccio, portato avanti dai fratelli Guido che da oltre 20 anni con il loro agriturismo animano appunto questa contrada Fassi appunto di Guardavalle. Adesso entrano. Entra un nuovo gruppo, la compagnia Magma, con i trampoli e i musici. È il nostro fakiro. E il fakiro, anche questo un momento atteso. Antonius, un altro ragazzo calabrese che poi stasera si esibirà per voi nello spiazzo davanti al gazebo con un altro spettacolo completo di fuoco e di fagirismo puro, con delle performance veramente incredibili. Per voi, compagnia Magma e il grande Antonibus. Antonibus è la compagnia Magma che entrano musici, trampoli e fakiri. Anche qua un giro di campo per allietare e dare il tempo di preparare poi nuovamente la pista per la gara della pasta. Musica. Thank you.
guarda che e facciamo un applauso, brave, brave, vai con un applauso. Ed ecco il momento più delicato, ai 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 ai, Summer 2023, Agriturismo Fassi, 17° Palio del Ciuccio. Ole! Antonibus e i suoi giochi di fuoco. Applauso, non sento gli applausi della platea, alla compagnia Magma e al grande Antonibus con fuoco. Ole! Amico, la pasta la facciamo con il gruppo di questi. Ok. Pasta e botti. La pasta, quando c'è la pasta, il gruppo di guardavalle da fronte in fronte. E si possono mettere qua o andare in giro. E l'applauso dell'arena ad Antonibus e al suo fuoco, ai suoi giochi di fuoco, al gruppo Magma che sta allietando il pubblico inchiodato, diciamo, dalle ore 17 di questo pomeriggio e attende, oltre che la gara finale dei Ciucci, anche l'attesa e quello della gara della pasta, che sarà la prossima gara dopo il momento che stiamo gustando, un momento di intrattenimento, un momento musicale. Bravo il nostro Fachino. È bravo, 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 bravo veramente. Ed esce con l'applauso del pubblico. Allora, Antonibus al nostro Fachino e alla compagnia Magma. Musici. Fuoco, lo vedrete stasera, sì. Un grande veramente spettacolo di figura qua sull'arena per voi, ma mentre la compagnia Magma ci lascia, sì, sperando di sentire qualche applauso perché lo meritano, ecco con l'applauso, signore e signori, ci prepariamo ad un altro grande momento di spettacolo per caricare la colla in attesa della corsa dei Ciucci, ma ancora mancano altre gare, sì, altre corse avvincenti, altri giochi. Siamo pronti, signori? Il capitano del gruppo di trombonieri di Santa Maria del Rovo, musici e archibugi per voi. Accogliamoli con un applauso! Ed entrano i musici e gli archibuci per l'ultimo momento di intrattenimento prima di dare il via alla ormai storica anche questa gara della pasta. Teniamo il tempo con le mani, vai, teniamo il tempo con le mani, vai dagli spalti.
Ecco la nostra regia, grazie a Dilario Chiara che inquadra l'ingresso dei musici e Archi Buggeri. Pronte le chiarine, i tamburi. E gli armigeri. Campo al suono di chiarine, tamburi e il colpo poi finale dei nostri armigeri. Facciamo un applauso alla nostra band! Gli armigeri si posizionano, rullo dei tamburi. Ci prepariamo al colpo finale. Armigeri che salutano l'arena. Turismo Passi, 17° Palio del Ciuccio. Non so se si stanno preparando per un ulteriore colpo. Intanto sì, si preparano per il colpo finale. Il nostro Maurizio Nardi si è posizionato proprio davanti. Sarà la volta buona anche per lui. Grazie intanto comunque a Maurizio Nardi, a Francesco Mazzaferro, alle telecamere, Ilario Chiara, alla regia per questo lungo pomeriggio assieme. Vediamo se si preparano per il colpo finale. Intanto rullo di tamburi, chiarine che suonano per salutare il pubblico dell'agriturismo Fassi. Ecco sì, stanno preparando il colpo. Posizione e colpo finale.
posizione privilegiata per il nostro operatore che riprenderà questo colpo finale degli Archibugeri. Intanto supponiamo che sia tutto pronto per la pasta che verrà posizionata. 5 vassoi lungo questa arena, ve lo spiego, anche se ormai un gioco che si sta, che si svolge da ben 17 anni in questo palio del Ciuccio. Vassoi, 5 vassoi, uno per ogni rione. I concorrenti con le mani dietro la schiena devono finire la pasta nel minor tempo possibile. Archibugeri pronti? Finale e applauso del pubblico del Fassi ai musici che guadagnano l'uscita dalla nostra arena. Ultime due gare che rimangono prima poi del gran finale, appunto i 5 giri di campo per i Ciucci che gareggeranno nella gara finale, la gara della pasta e la corsa delle botti. Ma uno spettacolo che non finisce qua, perché poi c'è ancora la consegna del palio, gli spettacoli, i gruppi che arriveranno in pista tutti assieme per animare e dare poi il passaggio di consegne allo spettacolo finale, sia il suggestivo spettacolo che animerà la piazza, dove verrà appunto coinvolti tutti i giullari, i giocolieri, i trampoli e la danza del fuoco a cura sempre della compagnia Magma, un spettacolo che avrà il titolo Quel Magma di Colore Insostenibile e Misterioso, e poi il gran finale con Francesco Giannini nel suo live tour. Vincenzo. Mentre le chiarine escono, Sor Giovanni, che ci abbiamo messo nella pasta? Beh, sicuramente il peperoncino calabrese, perché è d'obbligo, anche perché il rito della gara della pasta è un rito molto antico che era fatto con la pasta cosiddetta zita, e poi nelle feste, considerato il periodo storico nell'antichità, bisogna sfamare le persone. Alcune persone partecipavano proprio in massa a questa gara della pasta, che era molto buona. Pomodori locali, sugo di pomodoro, ma soprattutto il re peperoncino. Tanto peperoncino per la bontà di Sor Giovanni ai 5 rioni che andranno tra poco a gareggiare. Il direttore artistico sempre più sadico col passare degli anni. Ultimo suono di chiarine e poi avvia nuovamente ai giochi.
saluto finale dei nostri musici e ci si avvia alla preparazione dei vassoi. Allora, accompagniamoli con un applauso la nostra banda. Allora, nel frattempo abbiamo una comunicazione importante. C'è da spostare con urgenza un Alfa Romeo targata Bologna Hotel 103 WC di Como, è pregata di spostarla con urgenza, grazie. E poi una Fiat Panda targata Firenze, Verona. E allora, comunicazioni di servizio e ci si prepara. Ecco, stanno posizionando, se la nostra regia, ecco, mi inquadra, i maestri di campo che stanno preparando le cinque posizioni. Ecco le tovaglie allestite sulle balle di fieno dove verranno posizionati i vassoi di pasta, peperoncino come dice Pastor Giovanni, e mani legate dietro la schiena. Pasta che si faceva durante le feste nei paesi. Io già qua sento il profumo di peperoncino. Una gara molto particolare, a dire la verità, perché non si mangia con le classiche posate. No. Si mangia direttamente, ma d'altronde non poteva essere diversamente. Con la bocca. Con la bocca. Certo. Non si possono aiutare con le mani i concorrenti. No. Ci sarà un concorrente per ogni squadra. Sì. E cominciamo a prepararli vicino al tovagliato dove si sta disponendo sulle palle della paglia dell'arena, e io allargherei quelle due porzioni là rivolte, sì, per far vedere ancora più larghe, ancora più distanti. Più distanti? Perché facciamo, cerchiamo di far vedere a tutti. Certo. E allora ragazzi, per il prossimo gioco mi serve, ci siamo, Alberto mi ascolti, per il prossimo gioco un componente per squadra. Quindi giocheranno in questo gioco tutte le squadre. Tre muse, quattro muse, cinque, no? Tutte le squadre. Azzurra manca, squadra azzurra deve venire qua da me. Non potranno ripilogo utilizzare le mani, ma aiutandosi soltanto con la bocca. La difficoltà non di lieve conto è che la pasta è alquanto piccante del buon peperoncino calabrese. Allora Musa,
vediamo in quanto tempo e chi per primo riuscirà a finire la pasta. Dai le regole del gioco. Al via dei maestri di campo. Chi finisce per prima si aggiudica la gara con la pasta. Perfetto. Allora ragazzi. Allora aspetta. Sì. Questo gioco sarà accompagnato dalle musiche dei musici di Guardavalle. Perfetto. E quindi tutto un gioco popolare con la musica popolare tipica della banda Pirusa che c'era una volta nei paesi. E questa è la banda Pirusa di Guardavalle. Le mani dietro, allora le mani dietro. I maestri di campo stanno contro. C'è qualcuno. Avere prima il gruppo musicale che si sta avvicinando. Dopodiché al via. Il via. Sì. Non ci dovranno cercare di non buttare fuori dal piatto la pasta. Sì. Dovranno mangiarla per intero e cercare alla fine il vincitore di prendere con le labbra e con i denti il piatto e alzarlo a favore di questo gentilissimo pubblico. Ok, siamo pronti? Allora il gruppo, aspettate il mio via voi ragazzi. Allora il gruppo dei musicisti può cominciare a fare, a ripare fino a quando non finiscono il giro dell'arena. E Giana, a te il microfono per dare il via per la gara della pasta. E allora siamo pronti? E allora, 3, 2, 1, via, via, via! Non potete spostare le braccia. Ok, okay. Io faccio il giro e vado, guardate. Ecco qua, il via è stato dato, la musica. Andiamo a vedere attraverso anche le immagini ravvicinate di Maurizio Nardi, che vedo già posizionato vicino ai concorrenti, come gusteranno questa pasta zita tipica del nostro territorio. La difficoltà è appunto, come dice il maestro di campo, che la pasta è alquanto piccante. Maglia gialla mi sembra leggermente in vantaggio. Faccio un giretto, ma neanche i verdi scherzano. Ai ai ai, accompagnati appunto. I rossi sono in vantaggio. Ecco. Un bel piatto di pasta. Arancioni stanno dietro, ecco i verdi. Ecco i verdi, le mani dietro la schiena. Ecco, ecco. Ha finito! Squadre che hanno finito lo stesso secondo. Due squadre. La maglia roa. Mi dica che c'è un pari merito. La famiglia Guido sempre per quella disponibilità. Certo. Altri due piatti di pasta direi. Sull'albero della cuccagna. Gli regalo un altro piatto di pasta. Facciamo lo spareggio. E quindi chi ha vinto la gara della pasta? Pari merito. La pasta sono stati la squadra verde e la squadra rossa. Cioè rispettivamente della Parmara e del solito Santu Rocco. Sì. Facciamo un applauso a queste due squadre, ma io vorrei che facciamo un applauso a tutte le squadre partecipanti a questo palio. Voglio sentire tutta la platea che applaude. Non vi sento, voglio vedere tutti applaudire. Grazie sempre. E allora Franco, dopo di ciò, gara delle dovrebbe esserci da scaletta la corsa con le botti di Guardavalle. Perfetto. Facciamo fare un altro giro, perché finora la gente era tutta concentrata tanto sulla musica quanto sulla tua il tuo spiegheraggio, la tua presentazione della gara della pasta. Sì. E loro continueranno a girare per cercare di temporeggiare un pochino per quello che sarà un altro spettacolo. Cioè, uno spettacolo nonno Cortefuggi, uno spettacolo che durerà un pochino, certo. Uno spettacolo corposo, ma vi assicuro
che sarà è lo spettacolo più bello dell'anno, okay. Lo spettacolo di questa 17ª edizione del Palio del Giuggio, okay, che ci offrirà la compagnia Magma, che finora abbiamo visto solo come musici, ma sarà un grande spettacolo di teatro, di figura e soprattutto un grande spettacolo di fuoco. Ok, Franco. Ulteriore giro di campo per i musici del territorio, musica tradizionale, e intanto vediamo ancora l'arena animata dalle tante presenze che da questo pomeriggio, come dicevamo, dalle ore 17.30 seguono questa 17ª edizione, come voi da casa, dalle 17.30 siamo in diretta televisiva regionale attraverso il canale 76 di Telemia, attraverso il nostro servizio streaming www.telemia.it per i tanti connazionali all'estero che vogliono rivedere, rivivere soprattutto queste tradizioni popolari. Uscita poi per la musica, ritorna, come accennava il direttore artistico Sor Giovanni, nuovamente la compagnia Magma per uno spettacolo di fuoco, per dare poi, preparare i gruppi, o meglio i cinque rioni, con la corsa delle botti, ultima delle gare, ultima delle gare per questa edizione, prima di arrivare poi al gran finale con la gara del ciuccio vera e propria, i cinque ciucci che vengono montati come sempre rigorosamente a pelo e che dovranno fare i consueti giri di pista. Vedremo chi sarà il ciuccio vincitore di questa edizione del Palio, che verrà appunto, a cui verrà consegnato appunto, ecco, questa, il Palio dell'edizione 2023. Stanno per uscire dalla pista, da questa arena meglio, i musici, musica e ancora musica e poi il gioco. Ma ce ne abbiamo due. Sono già pronti, mi dicono le botti, quindi anticipiamo, ancora giochi col giro delle botti e poi nuovamente la musica prima del gran finale. Come si realizzerà questo gioco? Sono cinque ovviamente i rioni che sono in gara, due botti gareggeranno di volta in volta. L'ultima gareggerà ovviamente da sola, perché essendo cinque rioni, chi realizzerà il miglior tempo vincerà la gara. Penultima gara prima poi del gran finale, un gran finale che è la gara del ciuccio anticipata dal gruppo Magma. Pronti i giocatori delle botti che si stanno preparando. Quando mi dai via prepariamo per l'altro gioco? Sì, l'altro. Ecco, il direttore artistico darà il via all'ultimo, cioè, gioco. Spettacoli finali, sì. E la corsa con le botti. Noi ieri sera abbiamo avuto il gruppo dei Bottari di Re Ferdinando con un grande concerto in esclusiva per la Calabria quest'anno, 2023, perché il gruppo dei Bottari rappresenta un pochino quella che era la musica agricola, perché utilizzano proprio botti utilizzati dai contadini in tutti i vicereame di Napoli nell'antichità, le botti, i tini e le palci per mietere l'erba, ecco, che oggi si fa con le macchine. Oggi abbiamo voluto continuare questa tradizione con
due ponti su questa arena e gareggeranno i concorrenti di ogni singolo rione che dovranno percorrere stringendo le botti che non sono vuote questa arena e vedere chi ottimizza il migliore tempo. Ok? E allora, due per ogni squadra. Giro completo, due per ogni squadra. La difficoltà è che la botte appunto non è, è piena ovviamente. Francesco Sergiovanni ha anche ricordato i bottari dello scorso che ieri sera appunto si sono esibiti, i bottari di San Ferdinando, grandissimo spettacolo, durato oltre due ore. Le prime squadre sono quelli della Parmara, che hanno il colore verde, sì. E gli Inderi colore giallo. Perfetto. Parmara e Inderi sono le squadre in gara. Come diceva, giro di campo, due gareggiano, chi ottiene il miglior tempo, altri due poi si susseguono, l'ultima gareggerà da solo, chi ottiene il miglior tempo vincerà questa gara. Questo in sintesi è il, la regola appunto di questa gara. Ristorante dell'agriturismo Fassi. Perfetto. Quindi facciamo preparare intanto ecco l'enogastronomia, i vari stand stanno anche preparando le prelibatezze che i tanti visitatori dell'agriturismo stanno gustando e verranno poi animati sia dallo spettacolo dei vari musici e dal gruppo che questa sera allieterà tutti i presenti all'agriturismo. Si sta per dare il via. Tanto l'energia che consumiamo in questo momento poi la recupereremo tutti insieme presso i banchi enogastronomici dell'agriturismo Fassi. E allora? Io sono pronto, voi siete pronti, sì. Date il via. E allora? E soprattutto calcolate in maniera precisa il tempo. E allora, tre! Dobbiamo fare tutti i giri, da dove state partendo dovete arrivare, ok? 3, 2, 1, via! Via, via! Deviazione! I piedi iniziano a scacciare. Ecco la squadra verde. La squadra Paramara è in vantaggio, Inderi al secondo posto, ma il giro completo devono chiudere, devono fare il giro completo per dire che hanno vinto. Forza Verdi che siete in vantaggio, il nostro Luca prende il tempo, vai allo sprint finale, è un gioco a tempo, vai dovete arrivare qua, vai ragazzi, incitiamoli, vai, stop! Vince il carrione Paramara! Corsone delle botti! Ai, portiamola qua l'altra botte! Altre due squadre in gara, seconda manche! Non vi preoccupate! Allora, adesso dobbiamo... Rossi Santurocco! Arancio e la squadra rossa! E la squadra arancio! Il posto, sì. Alla squadra del rione numero 3! E Santurocco, quelli di colore rosso sono pronti alla linea di partenza e quelli del rione Darumara di colore arancione. E allora siamo pronti? E allora 3, 2, 1, via anche per la seconda manche Santurocco, che ormai sta sbaragliando da oggi pomeriggio, ogni gara è in vantaggio. Dobbiamo poi verificare chi otterrà il miglior tempo. Diciamo che si stanno comportando bene anche gli altri. Stiamo distruggendo. Dai, il nostro vantaggio, i nostri. Vince Santurocco. L'anno di Santurocco, ma anche l'anno scorso è stato l'annata, l'edizione dove ha vinto persino la corsa dei Ciucci, che poi arriverà, okay. E vedremo se si conferma la squadra vincitrice Santurocco oppure quella di Musa 1 o Musa 2. E allora, adesso chi partecipa con gli azzurri? È rimasta l'unica squadra. Sì, facciamo il tempo, quella, e vediamo, perfetto. È quella del rione Casaleiu, okay. Di colore azzurro. Perfetto. Naturale, certo, bisogna certo, calcolare certo, i tempi, certo. E devono cercare di superare il tempo minore, certo. O di fare in tempo minore quello che hanno fatto quelli prima di loro. Perfetto.
Allora, siamo pronti? Voi andate da solo e noi prendiamo il tempo. E allora, 3, 2, 1, via! Vai che è un gioco a tempo, vai che è a tempo! Vai, 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 vai che potete farcela, vai che potete farcela! Vai, dovete fare il giro, facciamo il giro! Facciamo il giro! Vai, piano piano senza sbattere! Vai che siete in vantaggio, vai, vai, sprint finale! Vai con lo sprint finale, vai con lo sprint finale! Ecco che siamo arrivati a 20 secondi! Vai che ce la facciamo, ma dove ve ne state andando? Piano piano! Vai, 27 secondi, ma che fa? Palleggia quello! Non deve palleggiare, deve rotolare, ma come ci siamo ridotti! Vai piano piano, tutte cose rompero, tutte cose rompero! Giome, tutte cose rompero che okay. Ora bisogna pagare una botte, dove siete andati? Allora, gara finale con rottura di botte, danni addebitati alla squadra. Ovviamente scherziamo, vediamo adesso chi è il rione vincitore. E quindi... penalty! Aspettiamo. E allora Franco, quando dici tu io ti dico il vincitore. Allora, hai fatto i conteggi? Tutto fatto. E allora, proclama il vincitore. E allora, con le botti. Con 32 secondi, minor tempo, si aggiudica questo gioco la squadra con la maglia di colore rosso. E non c'è storia, non c'è storia, il Rione Santurocco ha vinto tutte le gare, non ha lasciato nemmeno una gara, nemmeno la gara di consolazione, come su dire agli altri Rioni. Non i ciucci, che ancora è presto, ancora c'è un pochino da aspettare. Ok. Io sto aspettando per presentare sì. a questo meraviglioso pubblico il... altri animaletti di questo, dopo le oche, sì. dopo i ciucci della presentazione e del giuramento, certo. ora sto aspettando che entrino i serpenti. Quest'anno ed sì. è il grande Antonimus, che è il domatore dei serpenti, noi abbiamo un piccolo pitone e un grande boa. Osti. Ecco, sarà a vostro favore. Preparatevi per i selfie, perché si avvicinerà a voi e nello stesso poi comunque avrete modo durante la serata di assistere allo spettacolo del grande Antonimus, dove presenterà i suoi numeri di facchirismo estremo, raccomandando già da ora ai bambini che quello che vedranno non dovranno mai imitare. Quelle raccomandazioni che darà il grande Antonimus, che pregherei di non fare la classica passeggiata, ma di mettersi a favore del pubblico lungo la pista, i margini della pista, per eventualmente anche accettare selfie e robe varie. Abbiamo il pitone del grande Antonimus. Fachiro estremo. Antonimus col suo pitone che gira praticamente tra i ragazzi e nel pubblico estasiati dal grande Antonimus.
Antonius che esce dalla pista per dare il via ad un ulteriore spettacolo della compagnia Magma. Ancora fuoco. Del fuoco e dal pitone di Antonimus che sta entusiasmando i più piccoli. We'll be right back.
facciamo un applauso. Per dare poi il via al gran finale, la gara del ciuccio, ricordiamo, montato a Pelos, come storicamente avviene ormai da 17 anni, sempre con l'impegno di non maltrattare l'animale, perché all'agriturismo Fassi, oltre che a proteggere gli animali, rientra tra le fattorie didattiche del nostro territorio. Quindi ci prepariamo alla gran finale, 5 giri per decretare poi il vincitore di questa 17esima edizione, ma ora ancora la magia del fuoco. Thank you.
compagnia Magma. Con il suo spettacolo di fuoco, gran finale, pronti, si sono pronti dalla porta d'ingresso di questa grande arena, i cinque ciucci dei cinque rioni pronti a gareggiare per la gara finale e decretare chi sarà il ciuccio vincitore di questa edizione 2023. Gran finale all'agriturismo Fassi, per poi dare il via, lo ricordiamo, siamo ancora in diretta, sono le 21, al gran spettacolo di animazione ancora dei vari gruppi e poi il gran finale in musica, un gran finale con il live tour, il grande live tour di Francesco Giannini 2023, Terre di Calabria. E l'enogastronomia locale protagonista al Fassi. L'entusiasmo degli occhi di questa bimba. Nell'arena si sta controllando se è tutto pronto per far entrare i ciucci e gareggiare. Cinque come sempre i giri di campo in senso anti-orario. Un'edizione entusiasmante, una lunga diretta televisiva e una grande presenza anche streaming con le tante affluenze anche dall'estero. La gente che è rimasta inchiodata, lo possiamo dire letteralmente, alle loro postazioni per questa edizione che ha è nuovamente ritornata i primi giorni di settembre e primo weekend di settembre animando Guardavalle Superiore, una iniziativa, lo ricordiamo, patrocinata dalla Regione Calabria, dal Parco Regionale delle Serre, dal Comune di Guardavalle, dal GAL Serre Calabresi e Terre Locridee ed altre istituzioni, che ha raggiunto ulteriormente ancora consensi e ancora attenzione per un evento che diventa sempre più, come diceva Mimmo Guida ai nostri microfoni, storicizzata. Una tre giorni iniziata proprio con un convegno al Museo di Pietrarotta, all'agriturismo Fassi, è iniziato oggi pomeriggio alle 17 proprio dal museo con la ripartenza, con la partenza del corteo storico. Bene, Francesco Sorgiovanni richiama l'attenzione dei maestri di campo alla corsa dei ciucci. Diamo la linea a Francesco Sorgiovanni che spiega come avverrà la gara. Il limite, il punto di partenza, perfetto, e dove si devono disporre tutte e cinque i ciucci in ordine numerico. Mi dici tu quando farle entrare, ok? Del canapone e l'ingresso dei ciucci nell'arena. Cinque come sempre i giri del campo, come sempre montati a pelo dai componenti di ogni squadra dei cinque rioni e si contenderanno appunto questa edizione 2023. Okay, bene, stiamo vedendo dalla nostra regia, stanno disponendo il canapone. Tempi tecnici per l'inizio della gara, il canapone che segnerà il punto di partenza dei ciucci che sono già pronti alla porta d'ingresso dell'arena, predisposta come sempre ogni anno ormai da 17 anni all'agriturismo. Il canapone è pronto, attendono solo l'avvio di Francesco Sorgiovanni che dà il via alla disposizione dei ciucci. I mastri di campo, sì. Il canapone non va steso, va tenuto
e va tenuto all'altezza della testa del ciuccio, così perfetto. Dal momento in cui il Giana darà il via, abbassiamo e dobbiamo stare attenti alle false partenze. Quando diamo il via, tutti e cinque i ciucci devono essere disposti lungo il canapone, ok, altrimenti dobbiamo ripeterlo. I ciucci Giana, sì, ecco, possiamo far entrare e allora i cinque ciucci con i rispettivi fantini. Sono i cinque ciucci con relativi fantini che rappresentano i cinque rioni selezionati. Perfetto. Quest'anno e già qualche cacata. Ciuccio per la paurella, vedete cosa sta facendo. Ma bella cacata, Franco. Franco, cinque giri ciucci. Sì. Allora, sono cinque i ciucci, cinque saranno i giri di campo. Perfetto. Saranno dei giri, come vedete, per come sono disposti. Certo. In senso antiorario. Sì. I fantini devono naturalmente salire in groppa agli asinelli. Sì. E si parte in quel modo, perché così stanno buoni buoni. Perfetto. Ecco. Allora, possiamo farli salire i fantini? Allora, ecco, i fantini salgono, vedete? Sì. Oi, oi, dove sta andando? No, il canapone mica si può spostare. Dovete essere più forti dei ciucci questa volta. Ma stavamo affogando a lui, a Fantino. E allora? Vai. E allora, siamo pronti? Più o meno. Allora, i Fantini, appena siete pronti, potete salire. Ok, mettetevi in posizione, cercate di mettere in posizione il ciuccio e allineatevi, perfetto. Albi, tu puoi andare pure più avanti, cerchiamo di mantenere tutti la stessa linea. Vai Musa col tuo ciuccio. Allora, questo è il momento più importante. Certo. È il momento in cui, ecco, anche il comportamento del pubblico va ad influire moltissimo. Certo. Su quello dei ciucci. Il silenzio questa volta sarebbe consigliabile, suggerito. Siamo pronti? Allora, nessun altro all'infuori dei fantini e dei ciucci devono stare nell'arena tranne i mastri di campo. Certo. Giana, Federico e Luca. Perfetto. E allora, siete pronti? E allora aspettiamo, un ciuccio si è girato, c'è da capire che è il ciuccio e che è il fantino, pian pianino, ok, giriamolo di nuovo, mettiamo posizione, pian pianino, zio Mimmo viene qua che rappresenta tutti i nostri ciucci, non sei il ciuccio numero uno, non mi permetterei assolutissimamente, e allora pian pianino. Non vi preoccupate se vedrete qualche ciuccio andare in senso contrario. E d'altronde sono ciucci. Sono ciucci, giustamente. Allora, una raccomandazione ai fantini, quelli, sì, che mi capiscono. Verranno esclusi tutti coloro che percuoteranno gli asinelli. Anche se arriva per primo ed ha percosso l'asinello durante la corsa per farlo correre di più, verrà matematicamente eliminato, escluso, perfetto, dall'organizzazione, e vincerà quello che arriverà dopo di lui, purché il comportamento sia sano nei confronti dei ciucci, che noi organizzazione, facendo questo evento, organizzando questo evento, amiamo i ciucci, amiamo tutti gli animali. L'agriturismo Fassi si caratterizza anche per una fattoria didattica che è pronta ogni anno durante l'anno scolastico a ricevere molte scuole anche da fuori regione. Un'altra novità che introduciamo quest'anno, il palio del ciuccio dell'agriturismo Fassi,
è stato selezionato per partecipare alla selezione nazionale dei ciucci al Paglio di Cuccaro. E allora, quindi, siamo pronti? Vincerà la corsa dei ciucci qui all'Agriturismo Fassi in questa 17ª edizione. Sarà il ciuccio a rappresentare, anche il Fantino questa volta, la Calabria fuori dalla nostra regione. Ok, siamo pronti? E allora, 3, 2, 1, via! Via con i ciucci, via con i ciucci! Aspetta, stop, che è successo? Mi dispiace, Giana, hai notato che c'è stata una partenza assolutamente errata. Ma non sono partiti proprio, quindi andiamo ancora. Vabbè, che il ciuccio sia andato nell'altro senso non mi interessa più di tanto, però non devono ostacolare una squadra, non deve ostacolare l'altra. Glielo dobbiamo fare capire al ciuccio. E fino a quando cadrà il canapone, daremo inizio alla gara, l'altro ciuccio se ne va per i fatti suoi, allora noi siamo costretti a ripetere la partenza, perché verrà considerata, per il regolamento che ha adottato 17 anni fa questo Paglio del Ciuccio, le regole vanno rispettate fino in fondo. Abbiate pazienza voi pubblico, lo so, già da 3 ore e passa siamo in questa arena ad assistere a giochi meravigliosi, a proporvi grandi spettacoli. Purtroppo la giornata per noi e per voi, mi auguro, non è finita, e dopo una pausa, una breve pausa, ricominceremo con grandi spettacoli che questa sera ancora non avete visto. Allora, concentriamoci tutti, allora, non disturbiamo i ciucci, l'unico a parlare sarà Giana, mastro di campo, e così vedremo se questa volta sarà quella buona. Allora, facciamolo allenare, Musa, pian pianino, lo so che non è facile, rispetto sempre per i ciucci. Ecco, aspettiamo che si allinea, mi sembrano tutti allineati. Ci siamo? E allora, 3, aspetta, Musa, Uto Ciuccio è proprio ciuccio comunque, non vuole ascoltare per niente, è crudo, insomma è crudo il ciuccio. E allora abbiamo, ai 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 ai, è una testa ciuccio, e allora Musa, ad aliu dove mi portare, che ciuccio lui ciuccio. E allora vai Musa, Alberto tu sei pronto? Musa ci naturalmente sei. Anche un ciuccio scosso, cioè il Fantino cadrà dal ciuccio, può arrivare al traguardo anche senza Fantino in groppa, e sarà il vincitore della corsa dei ciucci di quest'anno. Ok, allora mi sembra che siamo pronti, allora 3, 2, 1, via, via, via con i ciucci, nessuno si ostacola. Va bene, vai con i ciucci, ecco il ciuccio giallo, ecco il ciuccio giallo, Ciancio, dove sei Ciancio? Vai con il ciuccio giallo, oh, questo dove stai andando, piano, uno vuole scavalcare, ciuccio giallo, ancora il verde deve andare, primo giro del ciuccio giallo, Alberto con ciuccio rosso va alla fuga. Vai ciuccio giallo in vantaggio, gli altri ciucci non si sanno dove stanno andando a ciucciare. Ciuccio giallo, ciuccio rosso, vai ciuccio giallo, vai Fantino, ecco Arancione, ecco Musa che è presto a fare il primo giro, ciuccio giallo e ciuccio rosso già hanno fatto due giri, ciuccio giallo e ciuccio rosso, tu con ciuccio non sei, non si può capire, sta andando a pascolare, ciuccio rosso che riprende il ciuccio giallo, zio Mimmo non capisce che ciuccio ciuccio giallo e ciuccio rosso, questo gira per i fatti suoi, tu dove stai andando? Indirizza il ciuccio alla destra, ciuccio giallo e ciuccio rosso stanno limonando, ciuccio rosso e ciuccio giallo si fanno le picche,
Ciuccio Rosso che avanti, Ciuccio Rosso che avanti, Ciuccio Rosso che avanti, Ciuccio Giallo dietro, Musa, mi pare tu un Ciuccio, Musa mi pare un Ciuccio, Ciuccio Giallo in vantaggio con il terzo giro che si sta percorrendo, Ciuccio Rosso ritorna, gli altri vogliono andare a pascolare. Ciuccio Giallo e Ciuccio Rosa stanno facendo la merenda insieme, organizzatevi. Il Ciuccio Azzurro sta facendo gara a sé, Ciuccio Azzurro sta facendo gara a sé, Ciuccio Azzurro è più fatta sua. Ecco Ciuccio Giallo e Ciuccio Rosso, ecco, stanno per effettuare, entrano per il quarto giro, tu dove stai andando con Ciuccio? Zome, onde va che sta passeando? Siamo a quanto ciucci che abbiamo. Ecco Marco, guarda quanti ciucci che abbiamo. Ciuccio Rosso semi in vantaggio. Ciuccio Rosso in vantaggio. Ciuccio Rosso in vantaggio. Ciuccio Rosso in vantaggio. Ecco, mamma mia, stava carriando per Alberto. Ecco Alberto che litiga col Ciuccio. Il Ciuccio Giallo lo riprende. Ultimo giro. Ciuccio Giallo e Ciuccio Rosso. Ciuccio Giallo e Ciuccio Rosso. Musa, tu dove stai andando? Musa, a pascolare. Ciuccio Giallo, passa dall'altro lato. Ciuccio Giallo, passa dall'altro lato. Vai Ciuccio Giallo, fallo scavalcare. Ecco il Ciuccio Rosso. Ciuccio Rosso, vai Alberto. Alberto si è fermato. Giallo si è fermato. Saturacco sta per vincere. Giallo! Vince la 17ª edizione Indiri. Il Ciuccio Giallo di Marco Guido. Giana, la linea era qua. Dobbiamo attendere la decisione del direttore artistico. La linea gialla. Giallo ha vinto il Ciuccio Giallo, la 17ª edizione del Palio del Ciuccio, il leone di Indari. Il Ciuccio Giallo vince la 17ª edizione del Palio del Ciuccio. Ecco il drappo, Indari. Esulta il rione Indari con il fantino e il suo Ciuccio. I fratelli Guido consegnano al fantino e al Ciuccio vincitore il drappo artistico del Palio del Ciuccio dell'agriturismo Fassi, 17ª edizione. Signori, il leone Indari si aggiudica questa meravigliosa corsa dei Ciucci 2023 per il leone Indari, il fantino Lassana sulla Ciuccia Filomena, che chiamiamo in campo, a cui viene ora consegnato. Si giri dall'altra parte dove c'è il gonfalone per riceverlo. Facciamo un applauso. Fare un giro di campo con la Ciuccia Filomena. Vai Filomena. Tutta la squadra di Indari, tutta la squadra gialla in campo. La sana. Tutta la squadra gialla in campo. Un giro di campo per questa corsa che i giornali dal Medioevo a Historia hanno dichiarato e hanno scritto come la corsa più avvincente e più divertente della Calabria. Quest'anno l'ha dimostrato in maniera particolare. Vince la Sana, il leone Indari sul col colore giallo. E facciamo la Filomena! Ecco arriva il più ciuccio dei ciucci, il nostro Ernesto. Bravi ragazzi, bravi! Allora ragazzi, un giro di campo, dai! Vai un giro, fate un giro con Ciuccio, fate un giro. Tutta la squadra, salutate il pubblico che ha tifato per voi! Thank you.
ringraziamo la famiglia d'onore, il giro d'onore del Ciuccio vincitore di questa 17ª edizione del Palio del Ciuccio dell'Agriturismo Fassi, gruppo Riviera dei Bronzi. Facciamo un applauso. E signore e signori, preparatevi ad assistere all'ultimo spettacolo, il ballo del Ciuccio di Fuoco, per voi, prima della pausa, prima di salutarci, per rivederci dopo, per ancora tanti, tantissimi, meravigliosi spettacoli. E speriamo che vi abbiamo soddisfatto anche quest'anno. Vi ringraziamo per la pazienza, vi ringraziamo per la nostra presenza. Ringraziamo ancora e vi diamo appuntamento assieme al ballo del Ciuccio, che è il segno della vittoria, il segno della vittoria della vita, il segno della vittoria della luce. Il ballo del Ciuccio, facciamo un applauso al Ciuccio Filomena. Sulle musiche dei musicisti in Sabatino, dei giganti in Sabatino. Signore, liberiamo il campo e assistete al ballo ora del Ciuccio di Fuoco. Ecco il ballo del Ciuccio di Fuoco, io vi ringrazio. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione del Palio del Ciuccio col ballo del Cavalluccio, un ballo tradizionale storico, il ballo dei giganti. Si chiude in musica questa 17ª edizione del Palio all'Agriturismo Fassi. Il Rione Inderi vince questa edizione, vediamo le immagini col drappo, l'uscita dall'arena dei ragazzi gioiosi per dare il via al ballo infuocato, al ballo tradizionale della nostra regione, il ballo del Cavalluccio. Ora prepariamoci. Ultimi attimi, ecco l'ingresso del Cavalluccio, un ballo di ballo del Ciuccio, ecco giustamente, ecco la stanchezza dopo oltre quasi 5 ore di diretta. E il Ciuccio infuocato, un ballo tipico della tradizione calabrese, storicamente della nostra tradizione, della nostra storia popolare. Si chiude in musica questa edizione 2023, un'edizione 2023 che voglio far chiudere con una, non la vuole, quindi un commento al direttore artistico lo lasciamo per il TG. E io vi saluto e vi ringrazio. Do solo un'ultima parola a Mimmo Guido a commento, a chiusura di questa edizione col ballo del Ciuccio. Soddisfatto? Sì, soddisfatti, passo per le questioni di pubblico, per l'affluenza, che ci stiamo fidelizzando, come sono dissi, e finalmente, anche dopo il Covid siamo, è stato bellissimo, bella presenza e bella manifestazione. Speriamo che questo sia il preludio per continuare su questo passo. Ecco, vive il Ciuccio. Per la storicità che dicevi tu prima, renderlo sempre più storico. Abbiamo ringraziato anche gli enti partners, in primis la Regione Calabria, il GAR Serre Calabresi, Terre Locridee, tante istituzioni. E vi lascio con il ballo del Ciuccio, tradizione popolare calabrese. Grazie per essere stati con noi.
facciamo un applauso. Signore e signori, con la luce di questo ciuccio di fuoco noi vi salutiamo nella gioia, e permettetemi alcuni ringraziamenti. Ringrazio la televisione Telemia che ha fatto 3 ore di diretta televisiva e diretta streaming. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita di questo evento. Ringrazio l'arma dei carabinieri che ci ha assistito. Ringrazio il comune di Guardavalle. Ringrazio tutti quelli che hanno operato. Ringrazio le squadre, i ragazzi delle squadre. Ringrazio soprattutto voi, gente meravigliosa, con l'augurio che l'anno prossimo, 2024, possiamo ritornare qua, rivederci, gioire insieme per la 18ª edizione del Palio del Ciuccio, qui all'Agriturismo Fassi. A nome della famiglia Guido saluto e vi abbraccio tutti quanti. Grazie, grazie di cuore per questa bella serata che continuerà con gli spettacoli, con il concerto di Francesco Giannini per parlare sulle sue musiche e su quelle della sua band, per mangiare qualcosa ora perché ce lo meritiamo tutti.